Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Oggi, 19 ottobre 2050, vediamo insieme le condizioni del tempo previste per i prossimi 7 giorni sulla nostra penisola. Come di consueto, ci affidiamo al monitoraggio dell'atmosfera che l'Aeronautica Militare realizza attraverso l'impiego delle più avanzate tecnologie. Le informazioni ci giungono da tutte le stazioni meteo mondiali, dalla costellazione dei satelliti meteorologici e da altre piattaforme di raccolta dati al suolo e in quota. Tutte queste informazioni giungono continuamente al centro di elaborazioni dove risiede il nostro ipercomputer Leonardo. Ma colleghiamoci proprio con il nostro amico Leonardo e sentiamo da lui cosa ci riserva il futuro. Buongiorno Stefania, eccomi. Sto per fornirvi le previsioni meteo per i prossimi 7 giorni della settimana. Ti anticipo che dal numero dei dati ricevuti, l'algoritmo di assimilazione ha garantito una copertura globale del 97,43% su tutti i parametri atmosferici. Decisamente un buon risultato. Ancora un attimo. Ecco, ho individuato una situazione significativa. Martedì prossimo, 25 ottobre, l'atmosfera si presenterà con caratteristiche di elevata ciclogenesi sul Mediterraneo centro-meridionale. Siamo sullo Stretto di Sicilia, dove sarà presente un intenso ciclone extratropicale. L'attendibilità oscilla tra il 71,15% e il 78,50%. Attraverso il sistema di post-elaborazione grafica, vi mostro la caratteristica forma a spirale e il classico occhio del ciclone tra le nubi che ruotano vorticosamente. Sovrappongo il campo di pressione, che è piuttosto marcato, e mette in luce la corrispondenza tra minimo valore di pressione e centro della struttura ciclonica. Ti presento anche una visualizzazione tridimensionale della struttura verticale di questo intenso ammasso nuvoloso. Vista la situazione che ci hai descritto, il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha già provveduto ad allertare i centri di protezione civile nazionale, attivando le consuete procedure. Sono certa che starai mandando continui aggiornamenti degli output disponibili. Confermi? Certo, in tempo reale. Bene, le autorità competenti stanno quindi già ricevendo gli aggiornamenti, valutati e controllati anche dal nostro personale esperto. Come abbiamo visto, dal nostro sistema di calcolo, la giornata più significativa dei prossimi 7 giorni sarà martedì prossimo, con tempo perturbato principalmente al sud. Le regioni coinvolte sono la Sicilia e la Calabria, previsti venti molto forti, con raffiche anche oltre 120 km/h, associati a temporali localmente molto intensi e precipitazioni abbondanti che si attestano intorno agli 800-1000 mm in 24 ore, quantità elevate. Già dalla tarda mattinata, in modo più attenuato, i fenomeni interesseranno velocemente anche la Campania meridionale, la Basilicata e successivamente, nel pomeriggio, la Puglia. Sottolineo che non è una condizione meteorologica straordinaria. Che cosa mi dici, Leonardo? I tuoi archivi che cosa mostrano? Sì, Stefania, c'è un contrasto tra il tempo che stai descrivendo e ciò che abbiamo registrato negli ultimi mesi. Dai miei archivi risulta che le piogge intense in arrivo interrompono una prolungata fase estiva caratterizzata da alcuni brevi episodi di pioggia di scarsa entità e durata. Le regioni che hai citato hanno sofferto di questa siccità. Martedì, in poche ore, arriverà la quantità di acqua che non si è registrata in questi mesi. Grazie Leonardo. Allarghiamo ora lo sguardo alla situazione meteorologica su tutta la penisola, prevista per la giornata di martedì prossimo. Sulle regioni settentrionali, centrali e in parte della Campania il tempo sarà variabile, con nuvolosità a tratti intensa associata a frequenti ma brevi piovaschi. Il fenomeno significativo sarà ancora il vento, in particolare sulle zone costiere adriatiche, che spirerà prevalentemente dai quadranti orientali con intensità moderata, ma localmente anche forte. Per la zona lagunare di Venezia sono previste condizioni favorevoli per l'acqua alta e anche in questo caso stiamo allertando le autorità competenti, vero? Sì, a Venezia hanno già previsto l'attivazione dei sistemi di contenimento delle acque dell'Adriatico nelle giornate interessate, al fine di mitigare gli effetti di questo fenomeno. Le immagini che vedete si riferiscono a episodi accaduti fino al secondo decennio di questo secolo e mostrano come il fenomeno dell'acqua alta fosse intenso e frequente. Bene, passiamo ora ad un altro aspetto delle previsioni. I nostri esperti di Space Weather ci segnalano nelle prossime ore una tempesta geomagnetica con possibile degradamento della qualità delle trasmissioni radio, dei sistemi di comunicazione e dei sistemi di posizionamento GPS.
L'Aeronautica Militare ha trasmesso agli organismi nazionali di telecomunicazione e gestione del traffico i parametri di correzione utili a compensare le eventuali degradazioni attese. Quindi nessun problema per i cittadini che si troveranno in viaggio in questi giorni. Passiamo ora al nostro servizio per le energie rinnovabili. Per una ottimizzazione del rendimento energetico è consigliata l'attivazione dei sistemi di produzione di energia eolica domestica. Questa settimana il rendimento sarà elevato per le condizioni meteo attese, specie al sud. Al nord saranno i sistemi fotovoltaici ad essere favoriti. Le ore di soleggiamento saranno superiori a quelle medie del periodo. Buono il livello di produzione di energia a cima elettrica generata dal moto ondoso, previsto questa settimana al sud. Ricordiamo che tutte le immagini e i dati raccolti ed elaborati dall'Aeronautica Militare sono disponibili sulla nostra piattaforma virtuale. Saluto il nostro ipercomputer Leonardo. Ciao Stefania. Vi aspetto al prossimo appuntamento con il meteo. Questo è tutto. Grazie per l'attenzione. Buona giornata. Comme vous venez de le voir, le changement climatique va de plus en plus influer sur les conditions météorologiques quotidiennes. Toutefois, nul besoin d'attendre 2050 pour en constater les répercussions. Aujourd'hui, déjà, dans de nombreuses régions du monde, on observe une intensification des chutes de pluie, des inondations, des orages, des vagues de chaleur, des sécheresses. Nous devons limiter ces conséquences néfastes autant que possible. Pour ce faire, la meilleure méthode est de réduire rapidement et significativement nos émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre. Par ailleurs, dans la mesure où la planète est déjà soumise à un réchauffement important, nous devons apprendre à nous adapter à l'évolution du climat. Il est nécessaire de renforcer les capacités d'adaptation au climat, en aidant nos villes, nos sociétés, à mieux faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Nous devons réduire encore plus les risques de catastrophes, normalement, grâce à des systèmes d'alerte précoces améliorés, en informant les collectivités et les autorités des meilleurs moyens de se protéger contre tous les aléas importants, y compris les cyclones, les ondes de tempête, les inondations, les sécheresses, les extrêmes de température. Nous devons également développer les services météorologiques existants, en créant des services climatologiques qui aident la population à comprendre quelles sont les vulnérabilités actuelles et futures face au climat et comment en tenir compte. Le message des scientifiques est clair. Plus nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre, moins nous aurons à faire pour nous adapter et plus légère sera la facture. Œuvrons donc ensemble à un avenir plus sûr et viable pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je vous remercie.